supporto di Yoast e lavora, cioè, contribuisce al progetto WordPress, soprattutto come polyglot. E in questo talk si spiega davvero come funziona questo team così importante per il progetto, come funziona in particolare in Italia, e quindi magari è poi un buon motivo per iniziare. E non so se spoilero, ma posso spoilerare che non serve essere dei traduttori proventi per contribuire a tradurre WordPress nella nostra lingua, nella vostra lingua, se ce n'è una diversa dall'italiano. Laura, tutto tuo. Grazie. Devo accendere il computer. Grazie mille. Immagino che abbiate già tutto lo stomaco che brontola, quindi cercherò di essere breve, efficace e indolore, e per finire prima, così andiamo a mangiare prima. Allora, parliamo di traduzioni e per capire perché parliamo di traduzioni analizziamo qualche dato. In quante lingue è tradotto WordPress? È una domanda. No, non abbiate paura, non c'è la risposta esatta, ma non succede niente. Vi diamo da mangiare lo stesso, anche se sbagliate. 100. Quanto? 100. Di più? 200. Un pochino meno. 180. WordPress parla 180 lingue. Tante. Non tutte quelle del mondo, ma tante. Quanti sono i traduttori di WordPress, intendo sia della parte core, sia della parte di plugin e temi, in tutto il mondo? Andiamo con i numeri, sbizzarritevi. 100.000. Di più? Chi offre di più? Forza, non siate timidi. 150.000. Di più? 300.000, un pochino meno. 26.000. E 500, sono tanti, cioè 26.593 persone traducono gratis, perché qui stiamo parlando della traduzione di tutto l'ecosistema di WordPress del repository free, ok? Non parliamo delle traduzioni a pagamento di cui nulla sappiamo, ma del plugin e temi che sono sul repository, ok? Sono tanti, fa un po' anche impressione. Quanti sono in Italia? 1.000? Un po' di più? Un pochino meno. 1.502 a ieri. Può anche essere che qualcuno si sia aggiunto, perché ieri abbiamo fatto il Contributor Day e quindi mi hanno sentito parlare, si sono innamorati del polyglot e hanno iniziato a tradurre. Dovrebbe comprendere anche in realtà i traduttori che hanno iniziato ieri per la prima volta a tradurre. Di tutto questo, quanti siti sono localizzati in italiano? Allora, tenete conto che ci sono all'incirca 15 milioni di download di WordPress.org, ok, nel mondo. Di questi 15 milioni, quanti sono i siti localizzati in italiano? Cioè, i siti che le persone vedono con la lingua italiana. Forza, facciamo l'asta, dai! Cioè, 500.000. Altri? 800.000. E più 500.000. 450.000. Più o meno io ho calcolato il 3%, però è il 2,8% di tutti i siti WordPress scaricati. Sono tanti, ed è per questo che parliamo di traduzione, ok? Perché noi abbiamo tantissimi utenti che usano WordPress e lo usano in italiano. Sono tanti, 450.000. E quindi usano WordPress in italiano e si aspetterebbero, vorrebbero, desidererebbero, e li aiuteremo molto, se noi traducessimo anche i plugin e i temi in italiano. Questo renderebbe più facile a queste persone, è più semplice capire quello che stanno facendo. Okay? Gli italiani non amano l'inglese, molti,
cioè tutti quelli che sono fuori da questa stanza non amano tanto l'inglese, mettiamola così. E quindi averlo in italiano vuol dire aiutare la diffusione di WordPress, perché l'inglese per gli italiani spesso è un ostacolo. Ve lo dico anche perché lavorando nel supporto di Yoast, noi facciamo supporto solo in inglese, gli italiani che scrivono nel supporto in inglese sono pochissimi, come se non esistessero utenti italiani di Yoast Premium, il che non è vero ovviamente, però gli italiani quando devono usare l'inglese si bloccano. Quindi parliamo, giusto ancora per dare qualche numero, ci sono 56.000 plugin nel repository free, ci sono 3.771 temi, in realtà ce ne sono di più, ma 3.771 sono quelli che sono traducibili, e tradotto in italiano sono sempre 1502. Quindi voi fate i conti di quanti progetti, in particolare plugin e temi, probabilmente non hanno nessuna traduzione. Ed è per questo che noi, che io sono qua, per dirvi contribuite e traducete. Traducete, e cosa serve per tradurre? Intanto, ecco, ancora prima parliamo un attimo, purtroppo come sempre usiamo della terminologia specifica e noi spesso ci dimentichiamo che non è proprio universalmente conosciuto, sono conosciute queste sigle. Allora, ce la posso fare? Ecco. Allora, iniziamo da qua, TC, Translator Contributor. Allora, tutti quelli che hanno un account su free, ovviamente, su wordpress.org, possono tradurre, tutti. Le loro traduzioni, quindi, diventano, anche se traducono una sola stringa di qualsiasi tipo di progetto, avranno il loro badge nel profilo da traduttore. Poi però, cosa succede alla stringa che loro traducono? Viene approvata? Viene subito diffusa come traduzione? No, perché potrebbero esserci parolacce o imprecisioni. Una volta mi ci è capitato una bestemmia, non nel progetto WordPress, era in Gravatar, però è capitato. E quindi chiaramente questa traduzione va rivista e approvata. E allora abbiamo i PTE, ITE o PTE, i Project Translator Editor. Sono le persone che possono approvare le stringhe di altri e ovviamente avere le proprie stringhe direttamente approvate. Come si diventa PTE? Si viene nominati dai GTE, che sono i Global Translator Editor. I Global Translator Editor hanno il potere di nominare i contributor, autorizzarli all'approvazione per determinati progetti. In Italia, GTE attivi, siamo 4, di cui 3 attivi nella community anche, e quindi insomma ci dividiamo un po' il lavoro. Io sono una delle GTE italiane. Ancora 3 sigle veloci, sentirete parlare di I18N, che è l'internazionalizzazione, L10N, che è la localizzazione, e poi parlate di locali, quando nel mondo della traduzione di WordPress le lingue vengono chiamate local, in italiano locale. Questa è la sigla che voi trovate per le lingue, questa è la questa è la lingua principale, questa è la variante. Per l'italiano c'è solo it, perché abbiamo solo una variante, ma voi immaginatevi anche solo per l'inglese, no? C'è non solo l'inglese statunitense, ma c'è l'inglese australiano, c'è l'inglese britannico, insomma, e così via. Lo spagnolo ha tantissime varianti, il portoghese ha tantissime, ha 2 o 3 varianti. Giusto per essere brevemente, la I18N, che mi viene più semplice, quel 18 qualcuno sa cosa significa? Vabbè, Marco, non fai il testo. No, rispondi tu, che cos'è quel 18? Tra la I e la N ci sono 18 lettere, tra la L e la N ci sono 10 lettere. Questo è il trucchetto magico. Allora, ecco, la I18N
è il processo per cui un progetto, un plugin, un tema viene predisposto per la traduzione. Ci sono delle regole in WordPress, Marco che sviluppa plugin ne sa molti più di me, e la L10N invece è la localizzazione. Non parliamo mai di traduzione e poi vi spiego il perché, parliamo sempre di localizzazione. Allora, dici, oddio, ma allora quasi sono, cioè no, io non sono inglese, oddio, no, ma io non ce la posso fare, no, ma tradurre è una cosa importante, io non sono all'altezza. Allora, è importante che sappiamo quattro cose per iniziare a tradurre. La prima cosa, sono in ordine di importanza, la prima cosa che bisogna sapere è l'italiano. Sembra una stupidaggine, ma non lo è. Sapere l'italiano, sapere le regole, sapere le regole grammaticali, usare correttamente la punteggiatura, poi vedremo le riepilogo, sapere quando si usa la lettera maiuscola, usare gli articoli, usare le preposizioni articolate, perché, poi lo vediamo, dobbiamo pensare di rendere, e questo è lo scopo della localizzazione, dobbiamo pensare di essere una persona che usa WordPress, che non sa l'inglese, non sa usare WordPress e vorrebbe che non fosse una macchina a parlare, ma fosse una persona. Quindi bisogna rendere l'esperienza il più piacevole possibile. Allora, installazione completata. Questa è tipicamente una stringa che io trovo e io tipicamente dico: l'installazione è stata completata. Allora, notate la differenza. Installazione completata. Il messaggio è lo stesso. Il tipo però di tono è diverso, è più gentile. Ok? L'installazione è certo è più lunga, però a volte, a meno che non sia un'etichetta di un pulsante, ci sta. L'installazione è stata completata. Pulito, liscio, tranquillo, piacevole, cordiale. Quindi, sapere l'italiano è la prima cosa fondamentale. La seconda cosa, conoscere bene WordPress. Questo è fondamentale. Non stiamo parlando di traduzioni di tipo professionale, di qualche cosa, stiamo parlando di traduzioni in WordPress. Per tradurre bene bisogna sapere come funziona WordPress e in particolare come quella stringa viene sputata fuori da WordPress. Ok? Quindi, ad esempio, un consiglio che noi diamo sempre come community, quella di iniziare a tradurre progetti, plugin o temi che usate. Poi facciamo un esempio, perché Redirection è andato via. Ah, sei qua, scusami. Redirection è tradotto solo al 20%, se tu lo usi potresti tradurlo al 100%. Sono andata a controllarlo mentre parlavi, perché voi non so se eravate ovviamente concentrati molto sul suo discorso, ma io che ero concentrato sul discorso ma ci avevo l'occhio allenato, ho visto che c'erano alcune stringhe che uscivano in italiano e ho detto, ah, però è tradotto in italiano, andiamo a vedere chi è il PTE. Non c'era il PTE e ho visto che non era tradotto in italiano completamente. Ok? Questa non è un'esperienza piacevole per chi usa il plugin, perché lo vede un po' tradotto in italiano e un po' no, e non capisce, ok? Quindi se usiamo, in particolare per i nostri clienti, un progetto, un tema o un plugin, andiamolo a tradurre, serve a noi e serve al nostro cliente, e serve in particolare a noi perché evitiamo di raccontare al nostro cliente cosa fa quella funzione, perché se la legge da solo in italiano. E ancora, notate, le due cose più importanti non parlano dell'inglese, perché l'obiezione tipica è non so l'inglese. Le prime due robe non chiedono di sapere l'inglese, però è la terza, perché ovviamente l'inglese bisogna saperlo. La brutta notizia è che l'inglese bisogna saperlo leggere. Le belle notizie sono due: gli sviluppatori usano per lo più le stesse frasi. Quindi una volta che avete tradotto due progetti siete in grado di tradurre tutto l'ecosistema. E tre, e questa è un po' una bella notizia, scusate, la seconda è un po' una bella notizia, un po' una brutta, gli sviluppatori sono per lo più stranieri. Per cui
scrivono un inglese sgrammaticato, che è un conforto per noi perché dicono oh, se non lo sanno scrivere loro, eh. È un po' una difficoltà perché effettivamente se scrivono sgrammaticato a volte si fa fatica a capire cosa vuol dire lo sviluppatore con quella roba lì. Non stiamo parlando di stringhe tecniche, stiamo parlando delle stringhe descrittive, perché le stringhe tecniche, ok, si capiscono, sono in sviluppo. Ed è per quello che occorre capire, scusate, vabbè, sono già andata alla quarta, è per quello che è importante conoscere bene WordPress, proprio perché a volte non sappiamo, cioè la stringa è un po' fumosa, non capiamo. Il sistema che usiamo ci permette di andare a indagare il codice, quindi è un vantaggio perché andiamo a vedere il codice se ne sappiamo. Se non lo sappiamo, lo impariamo traducendo. Io non sapevo niente di codice, sono 2 anni che traduco, continuo a non saperne niente, ma un po' meno di niente, un po' meno, nel senso che inizio a capire qualcosa, inizio a capire alcuni comandi, inizio a capire dove viene sfruttata quella frase e quindi nel codice come la leggo e così via. E infine, l'ultima cosa importante, e questa è veramente importante, è seguire le linee guida e il glossario, ok? Poi vi dico dove troviamo le linee guida e il glossario. Allora, ok, Laura, mi hai convinto, sei veramente rock, ah, vogliamo tutti tradurre. Allora, quali sono le 8 regole base? La prima regola base fondamentale, quando iniziate a tradurre progetti, plugin e temi, noi, e questa non è una roba universale, è una roba che ha deciso la community italiana, di usare un linguaggio informale. Per cui... tipicamente, se non ci sono errori anche ereditati, perché è una scelta relativamente recente questa, cioè risale al 2015 più o meno, noi traduciamo tutto col tu direttamente. La difficoltà è che in inglese si usa you viene tradotto in italiano sia con tu che con voi, quindi spesso noi troviamo alcune cose tradotte alla seconda singolare e altre tradotte alla seconda plurale. Questo noi lo consideriamo, quando è tradotta la seconda persona plurale, noi lo consideriamo un errore, ok? Costruire frasi semplici. Anche quando traduciamo, l'inglese è molto sintetico e a volte traducendo tendiamo a ampliare questa traduzione. Cerchiamo però anche qua di fare delle frasi semplici, eventualmente staccando le frasi, anche se in inglese è una frase unica, e cercando di rendere quello che scriviamo il più comprensibile possibile per tutti. Quindi proviamo a metterci nei panni di un utilizzatore medio e quindi cerchiamo di scrivere in modo che capisca. A volte è molto arduo. Ieri con Irene, che forse nell'altra stanza, Irene ha iniziato a tradurre un tema. La stringa di descrizione del tema era un incubo da tradurre, un incubo, quindi abbiamo fatto un grossissimo lavoro di questo tipo. Usare la corretta punteggiatura. Esistono i punti, esistono i 2 punti, esiste il punto e virgola. Tendenzialmente non aggiungete, in particolare al fondo della riga, non aggiungete punteggiatura che non esiste nell'originale, perché potrebbe essere un problema poi anche per il plugin, ma quindi se c'è, mettetela, ok? Quindi se c'è un punto alla fine, mettete il punto, perché se io vi revisiono la stringa, quello ve lo considero un errore, se non c'è il punto. Cioè, se c'è il punto nell'originale, voi non lo mettete, io lo considero un errore. Idem al contrario. Nel mezzo della frase, invece, mettetelo laddove in italiano ha senso metterlo, perché la punteggiatura inglese è diversa. Cioè, ad esempio, l'inglese prima della E mette la virgola in una frase, no? Mette, c'è un elenco di cose, poi l'ultima è con un end, prima di quell'end c'è una virgola. Non mettetemi la virgola in italiano, perché in italiano prima della E non ci vuole la virgola. Vi ho reso il concetto? Contestualizzare. Questo è veramente forse una delle cose più importanti, cioè tutto è importante. L'inglese è una lingua splendida e sintetica, ma è povera per certi versi.
L'italiano è molto molto più ricco, però è anche vero che in inglese ci sono dei termini che hanno una marea di significati. Quindi la cosa che voi dovete fare, andare a vedere, è andare a vedere il contesto. Per quello, di nuovo, ritorniamo a quello che vi dicevo prima, traducete plugin che conoscete, temi che conoscete, che usate. Se non li conoscete, li usate, installateveli in un vostro test, sito di test, per provarli, per testare la traduzione. Localizzate. Parliamo di localizzazione perché? Perché dovete essere il più possibile fedeli a quello che è l'inglese, ma dovete tradurre pensando di inserire quella traduzione nella cultura della lingua in cui traducete, quindi nel nostro caso l'italiano. Ci sono dei modi di dire, no? Ad esempio in inglese, adesso ve lo dico in italiano, ma in inglese in bocca al lupo si dice rompiti una gamba. Allora, se voi lo trovate nella traduzione rompiti una gamba e la traducete così, la prima cosa che l'utente fa è toccare ferro, fare le corna, no? Allora, magari rompiti una gamba lo traducete con in bocca al lupo, ok? Questo punto è un punto dolente, perché qui, se voi fate degli errori, rischiate di rompere il plugin. Nel codice, nella traduzione, spesso e volentieri gli sviluppatori usano i placeholder. No, perché faccio così? Usano i placeholder, che sono, immagino che lo sappiate tutti, comunque sono quei simbolini che in genere hanno il segno di percentuale e poi hanno un codice dietro, S, D, insomma, dollaro, e, insomma, diversi tipi. Quel codice lì è molto importante perché va a richiamare qualcosa ad altro, quindi vuol dire che nella traduzione o anche nella versione inglese quella stringa comparirà con un, che ne so, installa e poi c'è un placeholder. Se voi non mettete un placeholder, installa e l'utente dice installa che, invece quel placeholder ovviamente sarà il nome del plugin, ok? Anche qua, se è internazionalizzato bene un progetto, c'è il commento dello sviluppatore, ma poiché spesso gli sviluppatori sono pigri, true story, non mettono i commenti, e quindi non mettendo i commenti voi dovete andare a vedere nel codice quel placeholder a cosa corrisponde. Non sapete leggere il codice, in ogni caso non traducetelo, ok? L'entità è HTML, si usano sempre meno, però sono i codici che vengono inseriti al posto di caratteri speciali, no? Tipo la freccia, tipo il segno, la e commerciale, insomma altre cose del genere. Se c'è, lasciatelo in codice HTML, non traducetelo. Ce la posso fare? La 7, una degli sforzi che noi facciamo come community italiana è quello di mantenere le traduzioni coerenti, la cosiddetta consistency. Tenere le traduzioni coerenti vuol dire che è più possibile tradurre gli stessi termini sempre allo stesso modo tradurre i termini sempre allo stesso modo, insomma avere delle linee guida, eccetera. Abbiamo un glossario, come community italiana tutte le settimane inseriamo delle parole, discutiamo delle parole da inserire nel glossario, quindi è sempre in evidenza. Il sistema che usiamo per tradurre è un sistema che vi segnala in automatico se ci sono delle parole nel glossario, come gli errori vengono, le parole che sono inserite nel glossario vengono sottolineate, guardatele e traducetele coerentemente col glossario. La parola che il glossario vi indica non va bene per la vostra traduzione, venite su Slack e lo segnalate e ne discutiamo e magari decidiamo che cambiamo la voce del glossario. E poi c'è la regola d'oro su tutto. Non sapete? Chiedete. Abbiamo uno splendido gruppo dei polyglot, qua ce n'è qualcuno, Marco, Stefano. Abbiamo un gruppo di polyglot molto attivo su Slack
ci confrontiamo tantissimo sulle traduzioni, sui dubbi, perché tutti abbiamo dubbi, tutti troviamo degli errori, tutti troviamo delle traduzioni che sono migliorabili, eccetera. Su Slack ne discutiamo, ne parliamo, ci ragioniamo e insomma chiacchieriamo, siamo belli su Slack. Anche non su Slack, ma su Slack più belli perché non ci vediamo. I luoghi. Allora, dove si traduce, come si traduce? Slack, ve l'ho detto, su Slack Italia abbiamo tre canali che sono i nostri. Vi dico i due più importanti perché poi su TA Warning dovrei aprire un altro, se c'è tempo lo facciamo, adesso mancano 4 minuti e quindi non lo facciamo, ma poi vi spiego che cos'è. Due canali di discussione, Polyglot e Live Polyglot. Polyglot serve a confrontarci, dove teniamo le riunioni tutte le settimane, serve per, diciamo, le comunicazioni più formali. Live Polyglot è il canale che usiamo per chiedere aiuto agli altri. Come traduco questa stringa? E io dico sempre, in che contesto si trova? E quindi poi andiamo a ragionare su qual è la traduzione migliore che ci viene in mente, suggeriamo, chiediamo. È un canale molto attivo in alcuni momenti ed è un canale bellissimo. Poi abbiamo lo Slack internazionale. Lo Slack internazionale, il canale principale è Polyglot. Si tengono le riunioni settimanali di tutti i traduttori del mondo e in inglese. E poi ci sono diversi altri canali dedicati ai Polyglot, Glotpress, Polyglot Events e così via. Il terzo, l'ho messo per terzo, ma in realtà perché Slack è il canale più in cui chiedere aiuto, ma se volete iniziare a tradurre andate qua. Questa pagina per il 2019 abbiamo l'obiettivo di riscriverla perché inizia a essere un po' datata e vogliamo migliorarne l'usabilità, ma lì trovate le linee guida, trovate come iniziare a tradurre, trovate tutto quello che vi serve per tradurre, compreso come fare a diventare PTE, di cui non vi dico ora, ma cioè avere potere di approvazione. Questo è il sito che usiamo per tradurre tutti i progetti che sono caricati sul repository, ok? Quindi è un tool online, è un plugin standalone che si chiama Glotpress, che è anche qua in sviluppo. Il maestro di Glotpress è Daniele del gruppo degli organizzatori. Lui sa tutto di Glotpress e lo sviluppa anche. E qui appunto trovate qualsiasi cosa per iniziare, cioè per tradurre, basta che andate lì e dovete essere registrati su wordpress.org, è lo stesso account, e scegliete se poi volete vi faccio anche vedere come funziona, però scegliete un progetto, entrate nei dettagli e iniziate a tradurre e sottoponete la traduzione. Fine, avete tradotto la vostra prima stringa. Complimenti. Poi abbiamo un blog. Questo è il blog internazionale. Questo è il nostro blog italiano. Nel blog italiano facciamo due robe. Facciamo i resoconti delle riunioni di tutti i team, quindi community, quindi WordCamp, quindi Polyglot, lì trovate tutte le riunioni. E se dovete sottoporre la richiesta di inserire un nuovo termine nel glossario, lo dovete scrivere qui. Così poi noi andiamo da lì a prendere l'elenco di tutte le parole che vengono chieste di essere inserite nel glossario. That's it. In perfetto tempo.